E benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Francesca e questo è The Library of Bell Books. Il video di oggi è un book tag, diciamo che agosto l'ho voluto un pochino dedicare a delle rubriche un pochino più periodiche, anche perché sto leggendo un bel po' di anteprime e non posso parlarvene prima degli eventi, quindi le recensioni saranno tutte rimandate a settembre e i mesi a seguire. Però sono veramente carica e non vedo l'ora di parlarvene, soprattutto di alcune che so che attendete tanto anche voi. E invece, come appunto vi accennavo, il video di oggi è dedicato a un book tag, in particolare a 9 book tag che io nel caso ho preso da Jess di Ink & Spell, che tra l'altro qui sul tablet, così possiamo leggerlo insieme e poi nell'info box trovate il book tag, se anche voi volete rispondere alle domande e lasciarmi un commento con le vostre opinioni librose. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo il tag. 1. Nope Ending. Il finale di un libro che ti ha fatto esclamare Nope, portando la negazione alla rabbia, semplicemente che si è rivelato una schifezza. Allora, forse perché è una serie che a me è piaciuta tantissimo, nonostante è una serie di quelle che ha avuto tante critiche e tanti voti negativi, ma è Divergent. E l'ultimo capitolo a me non ha fatto impazzire, nel senso che ho trovato molto carine delle idee, ho trovato pessime delle altre, e secondo me alla fine poteva essere vista un po' diversamente. Ho trovato geniale alcune scelte della Roth, altre assolutamente no. Quindi diciamo un pochino quello il mio nope. 2. Nope Protagonist. Un protagonista che non ti piace e ti fa impazzire. Ecco, qui vado contro un mondo, un fandom enorme, e in realtà sono due protagoniste. Una è Bella Swan di Twilight. A me Bella non è mai stata simpatica, non è mai piaciuta come personaggio, non riuscivo a digerirla, non so, ma anche prima della trasposizione cinematografica c'è qualcosa nel suo personaggio che non mi crea empatia, che non mi crea, non so, proprio simpatia nei suoi riguardi, nonostante sia una protagonista di tutto rispetto in teoria, no? Sulla carta, ma è una protagonista di quelle che non mi fa. Non ho creato un legame con lei. E la seconda è Clary di Shadowhunters. Lo so che Clary è la protagonista della The Mortal Instruments, 6 volumi. A me non sta simpatica. Cioè, anche il suo continuo Jace, Simon, però in realtà è ancora Jace, però questo, però quell'altro. Cioè, nella serie, secondo me, ci sono tanti personaggi che hanno molto più spessore, molto più caratteristiche particolari e interessanti rispetto a Clary. Quindi scusate se cito due mostri di due fandom enormi, però questo è quanto. 3. Nope Series, una serie che ti si è rivelato un enorme mucchio di nope nonostante il tempo investito su di essa, oppure una serie che hai abbandonato perché non ne valeva più la pena. Allora, di solito se porto avanti una serie è perché voglio concluderla, se no già abbandono dopo il primo. Però se dovessi dire, sicuramente non leggerei più, cioè non leggerò più, perché in realtà in italiano non è ancora uscito il seguito di For Endeavor di B.B. Reid. Nonostante il libro avesse tutte delle caratteristiche che potessero piacermi, avrei preso a schiaffi la protagonista e a pugni il protagonista e il cugino e i genitori e qualsiasi essere vivente respirasse in quel romanzo. Non mi è piaciuto per niente, quindi non andrò avanti nella serie, non mi interessa scoprire cosa succederà ai loro, cavoli loro, sinceramente. E mi dispiace perché sulla carta poteva essere una storia che poteva davvero piacermi. So che a tanti di voi è piaciuto, quindi non lo so, non so. Non credo di darle una seconda chance, sicuramente neanche nel rileggerlo. Ho talmente tanti titoli nella TBR e nella wishlist che sicuramente no, ciao, è stato bello. Addio BB Read. 4. Nope Popular Pairing, una coppia popolare che non apprezzi. Allora, in realtà, nonostante Bella non mi piaccia come protagonista, Bella e Edward sono perfetti insieme, tant'è che ero Team Jacob, ma in realtà forse non volevo neanche tanto bene a Jacob, se volevo che finisse con Bella. Una coppia che a me non fa impazzire.
Ci sto pensando, allora, Ophelia e Thorne a me non piacciono, ma non piace tanto, cioè non mi piacciono neanche tanto come personaggi. Ovviamente Ophelia e Thorne della serie dell'Attraverso Specchi. Non trovo ci sia nulla, io non ho ancora letto It in Tempesta, tra l'altro tutte le opinioni che leggo, spoiler free, sono tutte pessime sul quarto volume, quindi lo finirò perché voglio finire la serie, però già questa è una serie che non mi ha fatto impazzire, quindi sicuramente Ophelia e Thorne a me come personaggi e come coppia non fanno impazzire, e in realtà andando a toccare dei mostri sacri anche Harry e Ginny. Io trovo che Ginny sia assolutamente sprecata per Harry Potter. Ginny è un personaggio in realtà meraviglioso, è un personaggio che ha carattere, ha carisma, è molto forte, potrebbe avere, cioè, la sua cotta adolescenziale per Harry, e il fatto che poi si mettano insieme e abbiano dei figli, cioè, no, mi dispiace, secondo me Ginny meritava di meglio. Non so anch'io chi, però meritava sicuramente qualcuno di meglio di Harry mestruato Potter, lo sappiamo. Personaggio che neanche lui sa veramente cosa vuole, cioè improvvisamente si innamora di Ginny, chissà perché, cioè, quei passaggi un po' me li sono persa, non lo so, o non li ho visti o non li ho colti, però secondo me Ginny meritava qualcuno di più. Ecco, l'ho detto. Ora mi aspetto commenti negativi, critiche, insulti, però secondo me Ginny meritava di meglio di Harry Potter. Contanto che Harry Potter, a proposito di protagonisti, non è un protagonista che mi fa impazzire, quindi siamo sempre lì, eh. 9 plot twist, quindi scusate, 5. Un plot twist che non ti aspettavi o che non ti è piaciuto. Ci sto pensando e vabbè, sì. Non posso fare spoiler, però nel Regno Corrotto c'è un momento che, vabbè, anche no. Il mio cuoricino si è letteralmente spezzato in quel momento. E no, non se lo meritavano. Mia cara Ali Bardugo, non se lo meritavano. E mi è spezzato un po' il cuore. E quindi, ecco quello, forse un plot twist che non mi è piaciuto, che sicuramente sarà fondamentale per quel personaggio che rimane. Però no, no, mio cuore sanguina ancora e piange ancora per loro. Sei. Allora, un'azione o una decisione del protagonista che ti ha fatto scuotere la testa ed esclamare Nope. Questo è Nope Protagonist Action Decision. Oddio, ce ne sarebbero tanti in realtà. Ce ne sarebbero tanti, ma torno sempre su una serie che io ho adorato e c'è stato una scelta nel secondo volume in Insurgent, quindi parlo della serie Divergent della Roth, in cui avrei preso Triss a schiaffi e avrei preso anche invece Tobias a schiaffi nel terzo volume in alcune scelte che ha fatto, che dici, vabbè, ma perché? Perché stai andando a fare una cosa del genere? E infatti è tutto quello che fanno delle grosse conseguenze, ma proprio tanto, tanto, entrambi. È una serie che, so che sembra così, ma è una serie che io ho adorato, mi è piaciuto tantissimo. Anche il finale, che appunto ho detto che, insomma, è un finale particolare, comunque ho trovato del coraggio in tutto quello, però ci sono state delle scelte di Triss in Insurgent particolarmente e di Tobias in Allegiant che mi hanno fatto non storcere il naso di più. E quindi ecco, direi quello. Non posso dirlo perché, vabbè, non credo sia spoiler perché ormai la serie è uscita talmente tanti anni fa. Però, nel dubbio, preferisco non dirlo. Se uno ha letto la serie, sa a cosa mi riferisco. Se uno non ha letto la serie, gli lascio la suspense. Ma sappiate che ci saranno dei momenti. Tra l'altro, quella serie ha dei pezzi tagliati, degli inserti meravigliosi. E mi dispiace un sacco che non siano stati inseriti perché davano un altro senso di profondità, soprattutto a determinate fazioni, a determinati personaggi, e quindi un po' mi dispiace tutto questo. Comunque, 7. Nope genre, un genere letterario che non leggerai mai. Ecco, nonostante la mia volontà di fare un video dedicato ai 5 libri perfetti da leggere ad Halloween, che ormai registrerò penso a settembre, io non amo l'horror, cioè io detesto l'horror. Non mi piacciono i libri di King, non mi piacciono gli horror, non guardo film horror, non guardo telefilm horror.
Detesto tutto ciò che è horror e quindi horror. Mi dispiace, ma per me no. No. Notebook format, formato che odi e che cerchi di non comprare finché non esce un'edizione diversa. Non c'è un formato che io detesto, nel senso che mi piacciono sia le rigide che le brossure. Ci sono certe brossure che non sono fatte benissimo. Mi viene in mente un libro che ho trovato in biblioteca che dopo due passaggi dei lettori aveva già le pagine strappate e quindi secondo me è una brossura terrificante, pari a quelle UK, ci sono quelle UK, Paperback UK anche no, perché appunto le pagine si staccano, cioè per quanto sia una brossura deve essere fatto bene, quindi ecco, a me piacciono le brossure, ma non quando c'è il rischio che si stacchi la pagina dopo 2 secondi. Nope cliché. Un cliché è uno stile di scrittura che ti dà fastidio e ti fa sempre alzare gli occhi al cielo. Ecco, io non sono un amante degli insta-love. Mi piacciono di più gli hate-to-love o comunque i rapporti che si creano man mano. A me i colpi di fulmine, l'insta-love, per cui due persone dopo 2 secondi si amano alla follia, li detesto. Poi leggo libri che ce l'hanno, però non mi fa impazzire. È vero che nella vita reale ci può essere il colpo di fulmine, ci può sentire la chimica, ma nei libri tutto questo viene esasperato tantissimo e soprattutto in alcuni romance non mi piace per nulla, quindi no, nope. Ah, nope love interest, un interesse amoroso che non merita di esistere, un pensionaggio che pensi non avrebbe dovuto essere un vero e proprio interesse amoroso. Allora, contanto che Harry Potter è una serie per ragazzi, ci sta. Io l'ho già detto, non trovo il personaggio di Harry Potter un personaggio interessante dal punto di vista amoroso, quindi un po' anche la relazione con Ginny la vedo un po' forzata di dargli l'assoluto happy ending che la storia merita, però vabbè, nel senso ci sta comunque che lui prima o poi finisca con qualcuno, soprattutto perché è funzionale ai 19 anni dopo. Un personaggio che secondo me poteva stare benissimo da solo è Simon di Shadowhunters. Lo so, è funzionale. La sua storia con il suo innamoramento con Clary, la sua storia con Isabel. Però che pesantezza, ragazzi! Cioè, a me Simon non piace come personaggio, lo trovo abbastanza inutile, gli danno tantissimo spazio. Ok, ha dei ruoli importanti, però a me non fa impazzire. E quindi no. Cioè, ad esempio, io avrei avuto molto più spazio per un Marcus, un Ale, che la stessa Isabel per qualcun altro. Ci sono tanti personaggi in Shadowhunters, è una serie corale. E non. No. Scusate. Eppure a me Shadowhunters è piaciuto, però no. Nope Book, un libro che non avrebbe dovuto esistere che ti ha fatto urlare dopo. Non lo so, in realtà, un libro che non avrebbe dovuto, addirittura dovuto esistere. Non lo so. Ci sono dei libri che ho abbandonato. Ci sono dei libri di cui non leggerò più nulla. Però addirittura non. No, non mi viene in mente nessuno. Quindi questa la salto un attimo. Se invece voi ce l'avete, fatemi sapere. Magari adesso al momento la mia memoria corta non mi porta a capirlo. Nope Villain, un antagonista spaventoso che odieresti affrontare e che ti fa desiderare di correre nella direzione opposta. Allora, Snow, caro Coriolano Snow, è un personaggio talmente lucido nella sua follia, alle sue credenze, nei suoi obiettivi, che se io fossi vissuta Panem, probabilmente avrei fatto di tutto per non incontrarlo, per scappare lontanissima da lui, assolutamente. Un altro protagonista, forse sono. Sì, forse i gemelli della Schwab. Contando che a me la Schwab non fa impazzire. Magic mi è piaciuto, Legend abbastanza, ma non ho letto Dark, non so se lo leggerò, ecco. Però i gemelli sono assolutamente dei nemici, dei villain scritti benissimo, lucidi, cattivi, insomma, secondo me loro meritano, loro meritano.
E poi a me fanno un po' paura quei villain che in realtà sono lucidi nei loro momenti. Cioè, abbiamo tanti personaggi cattivi che sono animati da follia, da vendetta, da conquista del mondo, ma ci sono quelli che sono assolutamente lucidi e che pensano di fare tutto quello per il bene comune, per la pace, tutto. Ad esempio Snow, mi ripeto, ma Snow secondo me è un villain scritto benissimo. E lui assolutamente lui è un personaggio che secondo me è veramente descritto bene come villain, uno dei migliori mai scritti secondo me negli young adult, parlando di young adult, quindi sì, lui assolutamente. Gli ultimi due. Nope e Death, la morte di un personaggio che ancora ti tormenta. Potrei sempre recitare a Legend della Roth, oppure potrei anche parlarvi di Shadowhunters. Ecco, qua potrei ricollegarmi un attimo al plot twist, però farebbe un po' spoiler. Però c'è la storia di Tessa con Jem e Will. E insomma tutto quello che ne è conseguito nei vari libri. E quindi anche Will, in effetti, perché comunque è assolutamente il mio personaggio preferito dell'universo di Shadowhunters. Assolutamente, Will merita tantissimo. È uno degli Herondale che mi piace. Nope e Hauteur, un autore che ti ha fatto vivere una brutta esperienza di lettura e che hai deciso di abbandonare. Ok, qui vi recito la Bibi e Read, ma semplicemente perché Foreign Endeavor non mi è piaciuto per niente, l'ho trovato volgarmente gratuito, scene che non hanno senso, personaggi che veramente fanno semplicemente venire nervoso. E un altro, adesso non mi ricordo il nome dell'autrice, Alexandra Torre forse, comunque l'avevo iniziato per il Rare nel 2018 e comunque il libro non l'ho neanche portato a termine e sicuramente non leggerò più niente di suo perché non mi ha ispirato assolutamente. Poi rimane King. Di King io ho già letto qualcosa, però proprio perché non mi piacciono gli horror, io gli riconosco una penna, gli riconosco una bravura di scrittura, ma non riesco a leggere altro di suo. Mi dispiace. Il Nope Book Tag finisce qua. C'è anche un bel po' di domande. Vi lascio come sempre nell'info box le domande qualora vogliate rispondere. Anzi, fatemi sapere, così sono un po' curiosa io di sapere cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, come sempre, pollice su. Se non vi è piaciuto, pollice verso. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!